cannabis americano. E vi e vo e bu. Moto TV, bentornati ad un altro appuntamento, quello con il nostro programma. Ovviamente andavamo a 100 all'ora, targato due ruote, le due ruote d'epoca, quelle che ci hanno fatto sognare, e di sogni proprio oggi parliamo. Parliamo con loro, le protagoniste, e quindi le Lambrette. Andiamo a conoscere la prima Lambretta che ospitiamo in studio, è la Lambretta B125 del 1949, uno splendido esemplare, ma un altro che merita davvero attenzione è la Lambretta LD125 del 1956. Non poteva mancare un ospite d'eccezione, una donna, figlia proprio di colui che ha inventato queste moto, ed è Mariella Torre. Ciao Mariella, benvenuta. Ciao. Proprio figlia dell'ingegnere Pier Luigi Torre. Una domanda così sentimentale, cosa le ha lasciato? Ti ha lasciato il papà? Dunque, cosa mi ha lasciato mio papà? Tantissime cose. Ma tantissime cose, cioè io non avevo la percezione di vivere da bambina, da ragazza, di vivere accanto a una persona così importante. Avevo la certezza che era il mio papà, che mi aiutava soprattutto in matematica, perché lui mi diceva che io vedevo l'infinito, e quando si parlava di matematica vedevo l'infinito. Per cui, mentre per lui la matematica era un gioco affascinante, eccetera, ma mi ha lasciato tante altre cose, cioè mi ha lasciato anche l'idea di coltivare le passioni con grande interesse, perché lui, oltre alla passione della meccanica e dell'aeronautica prima, aveva tantissime passioni che non coltivava così superficialmente, ma che coltivava con grande interesse, le passioni per le rose. E poi ne parlerò di questa rosa blu alla quale lui voleva arrivare, però lui la coltivava questa passione tecnicamente anche lì, perché voleva arrivare con delle talee a creare questa rosa blu. Aveva passione per la fotografia e aveva passione per la musica, quindi tutte queste passioni io le ho vissute e le rivivo ancora adesso. Lui si chiudeva nel suo studio, non era possibile entrare perché c'erano cataste, montagne di libri, fogli, di tutto. E lui diceva: non lasciatemi quest'ordine perché sennò io poi non trovo più niente, no. Perché lui quello lo chiamava ordine. Brava persona. Si chiudeva lì, stava lì quando tornava ovviamente dagli innocenti. Se non trovava niente di interessante, alle 9:30 era a letto, perché era un uomo così. E se invece trovava qualcosa, lui diceva: mi sta stuzzicando qualcosa, e allora si chiudeva nello studio e si poteva vedere la luce accesa tutta la notte. Un giorno ci chiamò perché ci disse: arrivate, guardate, guardate per strada, apriamo la finestra, per strada sta passando la prima Lambretta. Massimo, inquadriamola un po' storicamente, cioè nel dopoguerra cosa è successo a questa casa? Eh beh, la gente doveva andare a lavorare, non c'erano mezzi di trasporto, serviva qualcosa di efficiente, economico, robusto, e allora nacquero questi scooter, cioè c'era stato qualcosa anche durante la guerra, ma poca roba. Il vero fenomeno scooter è nato nel 1946 circa, prima la Vespa, poi la Lambretta, anche perché molte aziende dovevano riconvertire le strutture, perché con la guerra avevano prodotto per l'esercito, l'aeronautica e via dicendo. Poi dopo la guerra, a fronte di questa esigenza... Il papà della Lambretta e della Vespa, proprio col mondo aeronautico, che a un certo punto smette di avere risorse, perché la guerra è finita. Che la tua passione, diciamo, porti avanti la memoria di tuo padre con tante iniziative. Una di queste è questa, la facciamo vedere l'invito e poi ci dici che cos'è. Sì. Questo è l'invito per questa iniziativa che si terrà a novembre, e in questa occasione che cosa farete, Maria? Il 5 novembre nella mia galleria che si chiama L'Acanto, che sta nella zona Città Studi, e quindi una zona a Milano, diciamo, una zona che ricorda proprio ancora il mito della Lambretta, perché è vicino agli stabilimenti Innocenti. Infatti ho avuto il patrocinio del comune, si sono mostrati tutti. Io devo dire che quando parlo della Lambretta... Beh, ma è veramente un passepartout. Ecco, poi Milano non può non essere, non lo so, riconoscente. È proprio Lambretta, terra madre, diciamo. Sì, e quindi in questa mia galleria terrò una mostra, che diciamo è una mostra da una parte all'omaggio all'uomo che devo definire genio, perché così è stato, però anche... al mio papà,
e quindi ci sarà all'uomo, e quindi ci sarà proprio uno scritto che io ho fatto sul... infatti la mostra sarà intitolata Omaggio a mio padre. E in questo ci saranno allora due lambrette d'epoca, un sidecar, sempre forniti dal signor Tessera dal museo, poi avrò foto d'epoca, manifesti d'epoca, tutti i pittori che hanno esposto nella mia galleria, proprio per far capire che c'è una continuità fra il passato e il presente, eseguiranno un dipinto a tema Lambretta, ognuno interpretandola a suo modo. E chiederei subito ad Andrea, che ci ha portato un esemplare che insomma... Questo ti piace, tutto, la macchia nera, Massimo? Tutto rispetto, la macchia nera. Una Lambretta che veramente piace anche a Clark. Andrea, le Lambrette mi sono piaciute sempre, questa specialmente, fra l'altro andavano fortissimo, erano belle come styling. È stato un peccato quando la Lambretta chiuse, cioè la Innocenti smise di fare la Lambretta. Volevo dire che sono molto contenta di essere in questa trasmissione, perché vedo una passione che era quella di mio padre, e praticamente mi piacerebbe farlo rivivere qui in mezzo a voi, con tutta questa, veramente, la vostra passione, che era anche la sua. Grazie, Maria. Grazie, ma anche però, soprattutto a noi tanti appassionati, esatto, che ci seguono da casa e dappertutto, sì, perché veramente il mondo delle Lambretta, delle moto classiche d'epoca, veramente tiene viva questa passione e l'alimenta continuamente. Questa è una cosa molto bella. Vi faccio vedere il libro, che è del signor Tessera, appassionato, custode di punto di riferimento, custode della memoria di mio papà, della Lambretta e di tutti voi lambrettisti, perché non ci fosse lui tutto sarebbe andato un po' in cantina. E io il 25 novembre, non il 5 come abbiamo detto la volta scorsa, ecco, il 25 novembre, ma poi la mostra continuerà fino al 20 gennaio, quindi un bel po' di tempo. A tutti i lambrettisti, ma anche ai non lambrettisti, agli appassionati, ai giovani che hanno un atteggiamento verso la Lambretta quasi di sogno. Ah, la Lambretta, come se vedessero il passato. Noi giovani, io parlo dei diciottenni, ventenni. Forse l'hanno sentita, l'hanno vista, sì, ma non hanno capito bene il fenomeno. Sì, non hanno capito il fenomeno, però se lo si ricordano qualche cosa. Piace, allora, il mito, farò forse questa mostra nella mia galleria, che si chiama Galleria Lacanto, che sta in via Noe 33 a Milano, zona Città Studi, che è stata patrocinata dal Comune di Milano, perché è interessato alla zona, che è la zona vicino a Lambrate, alla fabbrica e a tutto. Questa mostra avremo delle lambrette che ci fornirà il signor Tessera, foto d'epoca, manifesti d'epoca e filmati. In particolare un filmato di mia nipote, che è una regista cinematografica, Roberta Torre. E un saluto va anche a Mariella Torre.